I luoghi infestati in Mazovia, regione situata in Polonia, sono notevolmente inquietanti. Le leggende e le voci che circolano su questi luoghi spingono alcune persone ad evitarli, mentre altre organizzano addirittura viaggi notturni per esplorarli. Quanto c'è di vero in queste storie riguardanti i fantasmi che infestano la zona? E quali terribili segreti si celano dietro a questi luoghi? Approfondiamo la questione. Uno dei luoghi infestati più famosi è Zofiówka, un ospedale abbandonato a Otwock. La sua storia è estremamente angosciante e risale a tempi passati. Inizialmente, l'ospedale venne costruito per curare le malattie mentali degli ebrei, ma in seguito venne trasformato dai tedeschi in un ghetto dove i pazienti morivano di fame e freddo. Le persone venivano maltrattate e il personale si dedicava a esperimenti inquietanti. Dopo la guerra, circa 140 pazienti, medici e infermieri vennero fucilati all'interno dell'ospedale, e ancora oggi i segni dei proiettili sono visibili sui muri. Oggi Zofiówka è considerata una sorta di mecca per gli amanti del paranormale, con leggende che narrano di gemiti e grida udite di notte e del fantasma di una suora affetta da schizofrenia che ancora vaga tra i corridoi. Se si ha il coraggio di visitare questo luogo, si può trovarlo sulla mappa come Istituto Abbandonato per Ebrei Malati di Mente e Nervosi Zofiówka. Un altro luogo infestato noto è il palazzo abbandonato a Pruszków, conosciuto come il Palazzo dei Satanisti. Racconti e leggende affermano che siano stati i satanisti a stabilirsi in questo edificio per celebrare messe nere. Ancora oggi sono visibili iscrizioni latine e figure scure sulle pareti, e in una delle stanze si trova tracciato sul pavimento un pentagramma. Alcuni sostengono di avvertire la presenza di fantasmi in questo luogo, mentre i vicini si sono lamentati di strani suoni e luci provenienti dal palazzo. È necessario sperimentare personalmente per scoprire se questo edificio è effettivamente infestato? Ma una cosa è certa, la sua atmosfera spettrale è in grado di far venire i brividi e stimolare l'immaginazione di chi lo visita. La stazione di polizia abbandonata a Konstancinie Ciorna è un altro luogo infestato che si trova nella mappa dei luoghi più inquietanti della Polonia. In passato, l'ufficio di sicurezza stalinista aveva sede in questa stazione negli anni 50, e si racconta che uno degli agenti fosse particolarmente crudele. Oggi si riferiscono strane apparizioni di un fantasma in uniforme nei corridoi e rumori terrificanti provenienti dal piano superiore dell'edificio. Gli agenti che vi lavoravano fuggirono dalla paura, lasciando il luogo abbandonato. Ancora oggi, la stazione di polizia è deserta e la presenza di fenomeni paranormali rende ancora più inquietante la sua atmosfera. In conclusione, la Mazovia offre diversi luoghi infestati che attirano l'attenzione di coloro che sono appassionati del paranormale. Ognuno di essi ha una storia propria e leggende oscure che li avvolgono. Visitare questi luoghi non è per i deboli di cuore, ma coloro che sono in cerca di avventure inquietanti e desiderosi di scoprire i segreti che si nascondono dietro queste antiche strutture.